soprattutto quelle che sono collegate anche al CSV di Basilicata, sono molte attive sul territorio, c'è una grande collaborazione con loro. Io li ringrazio per essere qui ancora oggi a collaborare con tutta la città, con l'amministrazione e ad accompagnarvi in questo giro, dandovi il loro contributo così come fanno quotidianamente con la propria città, con i propri associati. Quindi ritengo che siete ben accompagnati, io mi onoro oggi di avervi qui nella mia città e vi ringrazio nuovamente a tutti e buona passeggiata nella mia città di Tussi. Grazie. Si è collegata a un orizzonte geografico molto vasto che non può prescindere da quello dei paesi limitrofi. La Tursi sorge collegata alla regione della Siritide che sorgeva tra Monte Giordano e Monte Albano Ionico nell'interno. Pandosia è il primo esempio di insediamento nel territorio della storia tursitana. Dai resti dell'antica Pandosia sorgerà poi la cristiana Anglona, che è stata sede della prima cattedra vescovile per Tursi, trasferita poi nella cattedrale dell'Annunziata, ovvero quella che troviamo nel centro abitato più nuovo. Tutti i cittadini di Anglona furono costretti però a sfuggire alle invasioni dei Goti di Odoacre, che nel 410 costruiranno anche il castello che purtroppo oggi non possiamo più vedere perché era un castello sotterraneo. Ciò che si poteva notare dall'esterno erano due torri cilindriche che poi dopo lavori di messa in sicurezza dopo il terremoto dell'80 sono andate perdute. I cittadini di Anglona, come abbiamo detto, per scappare dai Goti iniziano a rifugiarsi attorno a questo castello gotico e fondano il primo centro abitato di Tursi, che è proprio la Rabatana. Subito dopo i Goti arriveranno in Italia però anche i Bizantini e insieme ai Bizantini nell'850 i Saraceni provenienti dall'Africa, i quali abiteranno questo borgo e lo ingrandiranno e gli daranno anche il nome di Rabatana, proprio in onore del borgo arabo in Africa, Rabadi. Grazie alle lotte tra Bizantini e Longobardi, che dopo aver varcato le Alpi Giulie giunsero fino al meridione italiano fondando il Ducato di Benevento, grazie a queste lotte interne si insediano anche i Normanni, i quali iniziano a ingrandire sempre di più il borgo e proprio con i Normanni, Tursi e la Rabatana in particolare, vivono uno dei periodi più fiorenti, soprattutto per l'economia, anche grazie al canale della Rabatana che un tempo era navigabile. Dopo i Normanni si succederanno gli Svevi e poi gli Angioini. Con l'instaurazione del sistema feudale però iniziano a notarsi i primi segni di arretratezza del borgo. Infatti, mentre i principi e i proprietari terrieri continuavano ad accumulare ricchezze, la popolazione pativa la fame. Dopo il periodo medievale, cioè intorno al 1300 però, Tursi inizia ad uscire dal torpore dell'epoca buia e getta le basi per la civiltà comunale e diventa sede della cattedra vescovile. I secoli successivi della storia tursitana e soprattutto della Rabatana, che oggi è il centro storico, saranno caratterizzati dal predominio di famiglie nobili come i Donnaperne, Brancalasso e i Doria. Dopo l'unità d'Italia, la Basilicata e in particolare i paesini più piccoli, tra cui quindi Tursi, iniziano ad avvertire segni di arretratezza e nonostante l'unità politica avesse favorito la costruzione di opere pubbliche come strade, ferrovie e scuole, queste innovazioni arrivano in ritardo nel meridione d'Italia e Tursi non fa eccezione. I problemi che possiamo riscontrare oggi non sono nient'altro che quelli del passato, anche se oggi suscitano più scalpore, poiché è impensabile che una cittadina come Tursi, con 9 chiese e 2 monumenti nazionali, non sia riuscita ad ottenere la fama che gli spetta d'obbligo. Non lo so, adesso iniziamo la passeggiata e man mano vi farò vedere anche la chiesa, che purtroppo è soggetta a lavori da parte della sovrintendenza, quindi non è visitabile. La cosa tipica della Rabatana, come tutti i paesi dell'entroterra e del metabolismo, sono soprattutto... attenzione! Ora ci stiamo avvicinando all'associazione che ho menzionato prima e una parte della Rabatana, dei palazzi nobiliari, è stata recuperata e trasformata in albergo.
Ma possono fare già tutto loro, aspettano che rimangiamo. Sì, no, ci siamo già, già siamo già. Sì, allora, ecco, mandali. Perfetto, questo è una francesca. Grazie. Buon appetito. Ci siamo a Fiorino. Buon appetito. Mi sono messo davanti? No, no. Buon appetito, il panino lo offre il proprietario, si chiama Antonio. Il proprietario Antonio offre il panino che sta andando. Oh, auguri! No, non è proprietario, io non so. Il pranzo, volete consumare? Volete consumare il pranzo? Questo è il pranzo, prego, prego. Grazie. Grazie. Grazie, signor Riccardo. Se fate gli auguri al proprietario che si è mandato il nostro panino. Uno con l'ufficio, con il panino colore asciutto, panino. Ah. Per il pranzo, per i bagni chiedi da lì, c'è tutto. Andiamo, vogliamo fare. L'acqua è già sui tavoli e pane, bisogna soltanto servire anche qua, se prima sei con condotto, il caffè alla fine, che siete bravi. Sai che sono gli ultimi biglietti, che arriva tardi e dicevano oggi, soltanto il pane di Sant'Antonio. Necessario che mangiamo il pane di Sant'Antonio. Bravo, e ce l'ho offre il proprietario. Grazie. L'acqua la trovate già sul tavolo con il pane, il resto vi deve servire. Cresci come numero! Non ci intendiamo, Fran. Non ci intendiamo. Ah, non ci siamo intesi. Io voglio dire che quando sono piccolo là mi danno, sono mangiato, no, qualche dura. No, basta consegnare. Caserta, Matera e Sassari. Abbiamo lavorato con loro ben 5 anni.
e abbiamo avuto anche modo di poter confrontarci per quanto riguarda il territorio, quali erano le differenze, ma soprattutto siamo stati accomunati da un obiettivo molto importante, quello di cercare di mettere in evidenza la bellezza dunale, questo patrimonio che noi abbiamo. Regionale. Quindi tutte le azioni, i progetti, le attività che vengono espletate all'interno della riserva partono dalla regione Basilicata. La provincia di Matera, adesso sapete che poi le province tra un po' non ci saranno più, quindi hanno delle deleghe, stanno completando alcuni lavori che sono iniziati nel 2004, perché qui fino al 2004 c'era ben poco, è stato creato un museo naturalistico, dei percorsi, si fanno delle attività. Nasce tutto, diciamo, nel momento in cui viene messa a progetto questo intervento. La duna che andiamo a visitare è uno degli habitat del bosco pantano, perché in effetti poi abbiamo il bosco d'Alto Fusto, il bosco allagato, la duna che visitiamo, la macchia mediterranea, quindi vari habitat, ognuno particolare. Quello della duna è uno dei più, diciamo, importanti, forse il più interessante, perché a parte il bosco che comunque è la memoria storica anche di questo territorio, la duna ha subito alcuni interventi e quindi oggi è possibile vedere anche che cosa si fa per fare delle azioni di manutenzione sul territorio, perché sapete bene che c'è l'erosione, abbiamo problemi per quanto riguarda il mare che crea comunque delle difficoltà alle nostre coltivazioni. Infatti il bosco che vedete qui alle spalle è stato completamente piantato, sono 500 ettari di bosco piantato e 600 ettari da questa parte di bosco naturale, diciamo non totalmente naturale, perché poi nel tempo, quando ancora non era riserva, veniva utilizzato per la legna, per attività di pastorizia, quindi piano piano si sta, diciamo, riacquistando quella che era la sua valenza originale. Questi 500 metri, ultima cosa che vi dico, così poi guadagniamo tempo perché vedo che minaccia anche pioggia, sono fruibili, quindi si possono fare delle attività all'interno della riserva, attività didattiche, attività di studio, attività scientifiche, quindi ciò che non si può fare è toccare la fauna, non si può costruire, non si può fare attività che vanno, diciamo, contro quello che è il regolamento. È per questo che si sta salvaguardando. Alcuni vengono qui e dicono: ah vabbè, ma potrebbero sfruttare di più il mare e le spiagge. Forse è in questa condizione, che può sembrare di non sviluppo, però si sta mantenendo nella sua naturalità e quindi oggi, affacciandosi poi dal mare, si può vedere da una parte e dall'altra che non ci sono costruzioni che arrivano sulla battigia, quindi non è sempre un male il fatto di non avere uno sviluppo tra virgolette tipo Rimini, perché adesso vendiamo un territorio, vendiamo la sua naturalità, vendiamo tutto ciò che oggi la gente cerca, quindi la tranquillità, poter fare la passeggiata, non ci sono rumori molesti, quindi si può tranquillamente fare una vacanza a misura d'uomo. Questa è stata piantata, come bosco è stato piantato perché doveva avere una funzione ben precisa. Questa è una barriera frangivento, quindi l'azione che esplica, e poi lo vedremo anche sulla duna, è quella di proteggere i terreni che stanno alle spalle, quindi arriva il vento dal mare che trasporta sabbia, salsedine, trova questa barriera, la supera e quindi tutto ciò che sta dietro viene preservato. Quindi ha una funzione ben precisa, è per questo che si fanno molte azioni di mantenimento, quindi lavorano anche degli operai, delle persone, da sostentamento a molte famiglie, per la sua manutenzione, quindi ha oggi anche il valore di essere una risorsa economica, che adesso si sta mettendo a regime con le biomasse, diciamo tutto ciò che oggi si fa per non creare, diciamo, un qualche cosa che crei dei danni, ma che sia una risorsa. Come diceva anche giustamente Stella, adesso noi stiamo facendo tutta un'azione di divulgazione nelle scuole, presso le associazioni, turisti, per portare, diciamo, a conoscenza questo patrimonio, ma soprattutto per avere poi delle risorse per poterlo preservare, perché non è di proprietà di Policoro, non appartiene a nessuno di noi, ma appartiene a tutti, quindi chiunque ne può fruire, chiunque lo può utilizzare rispettando logicamente le regole. Va bene? Allora andiamo un po' avanti così. È molto particolare perché ad un occhio inesperto o ad una persona che comunque non si interessi di ambiente, di territorio, può sembrare solo
un posto dove c'è un po' di sabbia, un po' di piante, però è molto importante perché è la prima colonizzazione che fanno le piante e quindi iniziano da questo punto in poi a bloccare il terreno, a renderlo fertile, a permettere la crescita di altre piante. Quindi se non ci fosse la duna non potrebbe esistere il bosco, va bene? Lì dietro di noi si vede un po' il bosco d'Alto Fusto. Perché è importante la duna? Innanzitutto dobbiamo dire una cosa, noi qui abbiamo fatto un intervento molto importante. Cercherò di essere molto sintetico e molto veloce nella descrizione, però ci teniamo particolarmente perché è uno dei pochi interventi che è stato fatto in Italia. Praticamente noi non abbiamo fatto altro, in parole semplici, che spostare la duna. Okay? La vecchia duna era quella lì, vedete, quella collinetta di sabbia con alcune piante sopra. Quella duna ha fatto bene il suo lavoro perché ha preservato la parte bosco e tutto ciò che ci sta dietro, impedendo che il mare, l'erosione, creasse dei problemi. Quindi funziona un po' come una schiena d'asino, arriva il vento con la salsedine dal mare, supera questa collinetta, quindi tutto ciò che c'è dietro resta preservato. Dopo un po' di anni ci siamo accorti che questa zona davanti iniziava a subire forti attacchi, quindi il mare man mano, anziché arretrare, stava avanzando e quindi metteva in pericolo il bosco, perché sapete bene che se poi l'acqua marina inizia a permeare all'interno delle falde, gli alberi iniziano ad assorbire non più acqua dolce ma acqua salata, quindi tranne poche piante si iniziano ad avere problemi e quindi questo comporterebbe poi la morte del bosco. Quindi che cosa si è fatto? È stato fatto un progetto in collaborazione tra l'Università di Basilicata, di Bari ed altre collaborazioni che ha previsto lo spostamento della duna. In che cosa consiste lo spostamento della duna? Detto in parole semplici, prende la sabbia da una parte e portarla dall'altra. Fin qui l'intervento meccanico è facile, si scava, si carica, si trasporta e si crea una nuova collina. La parte difficile qual è? Far crescere le piante. Perché sapete bene che le piante su sabbia non crescono facilmente, quindi hanno bisogno di determinate condizioni ambientali, climatiche, pedologiche, che non ne consentono la crescita dappertutto. Quindi prima di fare questo spostamento della sabbia noi abbiamo preso le piantine una per una per 2,5 km di duna, le abbiamo alcune trapiantate qui sul sito, altre sono state portate alla banca del seme a Potenza, dove un'azienda, Codra, ci ha dato la collaborazione. Dopodiché abbiamo smontato la duna, quindi preso questa sabbia, spostata circa 100 metri più avanti, calcolando anche il suo angolo, quindi in base alla funzione del vento e delle correnti marine, abbiamo ricreato questa collinetta dandogli una determinata curvatura. E poi di nuovo, una per una, abbiamo ripiantato le piante, però prima di mettere queste piante a dimora, l'abbiamo completamente, poi lì si vede meglio nelle foto chi si avvicina, l'abbiamo rivestita con una geostuoia, quindi con un tessuto tipo quella dei sacchi che comunemente si usa, però a maglie un po' più larghe, biodegradabile, e quindi abbiamo ripiantumato queste piantine. Dopo circa 5-6 anni dall'epoca dell'intervento, potete vedere i risultati, quindi la duna adesso si sta riempendo di piante. Questo è importante perché cosa fanno le piante? La bloccano, la consolidano e quindi offrono quella barriera frangivento che svolge il bosco, lo fa la duna. Quindi a distanza di 5 anni questa zona qui, che era quasi arida, non c'era niente, vedete, adesso è popolata di piante, quindi sta facendo bene il suo lavoro. Questo intervento è uno dei pochi fatti in Italia, uno dei pochi che ha avuto successo, tant'è che noi qui qualche anno fa abbiamo avuto la visita di una commissione ambientale della Tunisia che è venuta a vedere la nostra duna, perché loro sanno spostare la sabbia però hanno difficoltà poi a far ricrescere le piante. Quindi noi abbiamo esportato questa nostra conoscenza, questo nostro know-how, l'abbiamo esportato e quindi adesso loro stanno rifacendo questa cosa. Quindi in un piccolo paese della Basilicata, Policoro, ha fatto un qualche cosa che poi ha avuto una visibilità anche oltre Mediterraneo, diciamo, dall'altra sponda. Quindi si fanno delle cose che possono sembrare semplici, che non hanno un grande impatto, però sono molto importanti. Quali sono le piante che fondamentalmente caratterizzano la duna? Ne vedete una alle mie spalle, c'è il ginepro, una pianta molto bella, resistente, che dura anche tanto. E ne abbiamo anche altre più piccole che possono sembrare insignificanti ma che lo sono lo stesso. Diciamo, hanno la stessa valenza e importanza del ginepro. C'è una lì che sta dietro
dietro Stella. Quella lì è una pianta molto particolare perché si chiama efedra, quella pianta lì, vedete, è quella che sembra dei bastoncini d'erba verdi secchi, questa qui. Erbaccia. Questa qui. Questa è l'efedra. È praticamente, fra virgolette, la pianta che poi ha messo nei guai Maradona. Allora, che collegamento a Maradona con l'efedra? Il collegamento è che Maradona prendeva delle droghe, purtroppo per lui, spero che adesso, prendeva l'efedrina. L'efedrina si estrae dall'efedra per sintesi chimica. Quindi non è che adesso noi mangiamo l'erba e iniziamo tutti a saltellare, però è una pianta che comunque vive in questo bosco che la caratterizza, però non è molto conosciuta. Un'altra pianta che noi troviamo molto diffusa qui sul nostro territorio è la liquirizia, non so se qualcuno la conosce, c'è tantissima liquirizia che un tempo veniva anche utilizzata perché comunque togliendo le radici veniva poi lavorata, adesso si è persa un po' questa cosa per questioni economiche e diciamo che poi la Calabria in effetti è riuscita a mandare avanti questa filiera, da noi non viene più utilizzata, però quando noi facciamo i lavori, andiamo a fare lavori sul terreno, troviamo diciamo spesso delle radici lunghe alcune decine di metri che poi vengono utilizzate per fare i famosi bastoncini che vengono poi venduti in liquirizia. Quindi piante ce ne sono tante, abbiamo piante xerofile che sono poi le piante che riescono a resistere alla presenza del sale. Quindi è un ambiente molto particolare, molto vivo, che comunque poi si deve comunque in un modo o nell'altro preservare, perché se non stabilizziamo il terreno, l'erosione marina, il vento inizierà a creare dei problemi, come vi spiegavo prima. Inizia a creare problemi poi per il nostro bosco. Altre piante, potrei parlarvi di tante piante, non lo so, c'è il sì, c'è anche il pangrazio, però non lo vedo ancora perché non era in fioritura, che poi comunemente viene chiamato giglio di mare. Ah, giglio di mare, è presente anche qui sulla riserva. Poi abbiamo diciamo una parte del canneto. Perché abbiamo questi canneti? Perché solo la pianta. Contrariamente a quello che si pensa, il bosco pantano e questo territorio non è un luogo arido. Se noi scaviamo qui, e noi abbiamo un esempio vedendo quelle foto, ci sono due laghetti naturali che sono lì a circa 150-200 metri, noi non abbiamo fatto altro che scavare qualche metro sotto questa sabbia e quindi abbiamo trovato l'acqua che esce fuori così naturalmente e per nostra fortuna non è acqua salata e che adesso viene comunque utilizzata non per scopi irrigui ma comunque di notte gli animali, quindi cinghiali, caprioli, volpe, tasso, istrice che vivono su questo territorio vanno a bere in questi laghetti. E per noi è molto importante perché il fatto che quest'acqua non sia salina vuol dire che il mare ancora non è entrato e che quindi le azioni che si stanno mettendo in opera hanno una valenza. Sono state create anche delle passerelle, oltre che per dare l'accessibilità poi a persone disabili, per non far calpestare la duna, perché essendo un habitat molto delicato, a forza di passare sulla sabbia, insomma, si inizia a creare qualche problema alle piante. Quindi tutto questo è per dare solo una piccola idea di un habitat all'interno del bosco, ma qui si potrebbe stare dei giorni a parlare di tutto ciò che c'è dentro, quindi è anche l'occasione per farlo conoscere, incuriosire le persone poi a farlo visitare con più calma. Adesso Stella credo voglia farvi vedere la duna un po' da vicino, camminando sulla passerella ci avvicineremo al bordo lì della duna. Il problema della riduzione della spiaggia dipende dall'erosione marina, l'estrazione, il non consolidamento della duna. Prevista? No, va bene. Sì. Andiamo.